Bentornati ragazzi sul canale di Giochi Next Gen. Siamo tornati con i Cavalieri dello Zodiaco Soldier Soul e, come avete visto nell'ultimo episodio, siamo arrivati al, appunto, all'episodio 1.16 e livello e via per il Gran Sacerdote. Quindi questi sono gli ultimi due scenari che dovremo fare oggi. Allora andiamo subito con questo livello qui, vediamo se c'è un filmato o se devo combattere. Allora, lasciato Andromeda alla casa dei pesci, e qui sta correndo Pegasus ed arriva sul manto di Rose, il quale si addormenterà cadendo una trappola attesa da pesci. Vedete, e Pegasus si addormenta, offuscano i sensi di Pegasus che crolla a terra in esanime lungo il cammino. E arriva Castalia. Ha subito l'effetto della fragranza della rosa. Ti porterò alla sala del Gran Sacerdote. Vedete, Pegasus comunque non ha più forza. Pegasus, pensando di proseguire, ragazzi, anche lei sta subendo l'effetto ovviamente delle rose velenose dei pesci. Beh ragazzi, saltiamo l'evento, tanto si è capito. Praticamente Castalia si sacrifica per Pegasus e quindi permette a Pegasus di raggiungere il Gran Sacerdote. Quindi era un filmato come avevo immaginato. Ok ragazzi, siamo arrivati all'episodio finale. Vedete, sala del Gran Sacerdote, e combatteremo contro Pegasus, cioè scusate, con Pegasus contro Arles. Che ecco qui, vedete, Fenix, Sirio, Andromeda, vedete, dove persi i suoi amici più cari. Pegasus giunse finalmente alla sala del Gran Sacerdote. Eccolo qua ragazzi, l'unico in grado di muovere la freccia dal petto di Atena. Devi recarti subito al tempio di Atena, sopra lo scudo in direzione di Atena per salvarla, perché annulla così l'effetto della freccia. Però vedete ragazzi, gli sta cadendo qualcosa. Vedete? Kyoko, aspetta, chi l'ha trovato? Si prende su di Atena. Avete cambiato. Avete, si è trasformato, è diventato di nuovo cattivo. È tipo impossessato, è posseduto. Ok ragazzi, andiamo allo scontro. Ecco qua ragazzi, allora Pegasus contro Arles, o comunque gemelli. Le sfide sono: tieni il grado S, finisci con la mossa speciale, impedisce all'avversario di usare la sua mossa speciale. Quindi le sfide sono difficili, ma io non penso mai alle sfide, l'importante è che riesco a vincere per proseguire. Ok ragazzi, ci vediamo fra poco con lo scontro contro Arles. Eccoci qui ragazzi, Gemini, qual è la tua vera forma? Eccolo qua, vedete? Siamo pronti, vediamo subito Gemini che porta l'attacco. Primo attacco nostro, parato. Andiamo, Gemini molto veloce, mi ha subito messo in contropiede. E rifacciamo subito un fulmine di Pegasus, eccolo qua. E andiamo di cometa, no, velocissimo ragazzi. Finire col grado S è praticamente una vera e propria sfida, perché ecco qua, fulmine di Pegasus, 10 colpi messi a segno. Vediamo se riusciamo a fargli ora la cometa. No, me l'ha schivata. Ma però riesco a fargli un attacco al volo. È subito pronto a ricaricarmi. Andiamo di cometa. Colpito, ragazzi. Però non li toglie moltissimo. Andiamo ancora di cometa. Colpito ancora. Andiamo ancora di cometa. Anche lui, ragazzi, si è caricato. Guardatelo. E ora gli facciamo la mossa. No, ho sbagliato ragazzi, la mossa speciale. Anche lui però l'ha sbagliata, ma non gli ho impedito di farla. E allora concludiamo. Proviamo a concludere con un fulmine di Pegasus. Schivato. Mamma mia ragazzi, mi ha fatto non so che mossa. Ancora fulmine di Pegasus. E ce l'abbiamo fatta. Non ho finito però con la mossa finale, quella speciale. Però va bene comunque ragazzi, vittoria subito contro Arles. Prepariamoci subito al secondo scontro, perché qui non è mai solo uno scontro. Il grado purtroppo è il B, non S.
avete però impedito all'avversario di usare una mossa speciale. Quindi una sfida almeno sono riuscito a fare in questo primo scontro. Potente è troppo potente per me, non posso farcela. Per me è tutto finito. Vabbè, anche se abbiamo vinto, la storia va avanti come giustamente sia nel corto animato e nel manga. Salta e singolo per sempre la tua anima. Muori, Pegasus. Vedi, è chiuso a disturbarmi. È del Phoenix che tutti davano per spacciato. Se lo fossimo morti insieme a Virgo. Mi piace tutti, ma sono stati proprio Virgo e Moore a riportarmi al santuario. Quindi ragazzi, seconda sfida sarà Phoenix contro il Gran Sacerdote. Phoenix contro il Gran Sacerdote con attacco più 20%. Ragazzi, non vorrei che in quest'ultimo scontro ci siano tre sfide, ma lo so, proviamo a vedere. Guardate, ecco qui lo scontro, ragazzi. Guarda, subito un attacco, mamma mia, potentissimo. Vediamo subito il colpo della Fenice, guardate che potenza nell'attacco. Le ali della Fenice, vediamo un fantasma diabolico. Mi ha fatto anche lui un attacco e quindi è riuscito a fermarmi. Ma guardate Phoenix, ancora schivato però. Ancora fantasma diabolico, stavolta l'ho preso in pieno. Ragazzi, Phoenix ha degli attacchi potentissimi. Guardate la lira Fenice quanto riescono a togliere. Mamma mia ragazzi, però guardate qui ora. Vediamo l'attacco speciale. Sì, ce l'ho fatta ragazzi. Ecco qui l'attacco supremo della Fenice, sono riuscito a farlo. Quindi altra sfida ottenuta, ossia finire con un attacco a BB. Però grado S neanche qui ragazzi. Grado A ho avuto ragazzi, per poco non ho preso il grado S. Grado A, ci sono andato vicinissimo. Infatti vedete che mi manca solo la S come sfida, quindi le ho fatte quasi tutte. Hai raggiunto il tuo limite, ovviamente neanche Fenix ce la fa. Vuoi ricompensarti per aver resistito così a lungo. Osserva la tecnica suprema del cavaliere di Gemini. Esplosione galattica. Vedete, ha distrutto anche Fenix. Ma Pegasus è andato al tempio di Atena. Nel frattempo, con me non è ancora finito. Ragazzi, se qua c'è il terzo scontro, non ti lascio rubare lo scudo di Atena. Prima riuscivo a vederlo, avete diventato cieco. La fiamma del suo cosmo ormai si sta esaurendo. Ma non posso morire, Rete deve salvare Atena. Seiya. Rete ora sta chiamando Atena direttamente nella sua mente. Anata wa kibou. Seiya. Seiya. Wazuka ni nokotta. Vedete, tutti i suoi amici stanno donando l'energia che è rimasta in loro pur di fargli prendere lo scudo. Vede la gonna Andromeda, Crystal, Phoenix. Mi hanno dato la loro energia pur di farlo vincere. Arles, questa è la tua fine, vedete Pegasus. Il male sarà sradicato. Vediamo. Ragazzi, come avevo detto io, come avevo immaginato,
Terzo scontro con Arles. Questo dovrebbe essere quello definitivo. Vediamo subito come va. Eccoci ragazzi nello scontro finale. Abbiamo tutti e due la massima potenza, sia io che il sacerdote. Quindi mi tengo subito a debita distanza, perché secondo me questo scontro sarà molto difficile, in quanto ha il massimo di potenza. Guardate ragazzi com'è veloce. Anche noi mossa finale, ma l'abbiamo anticipata di un soffio. Subito proviamo l'attacco ancora. Grande Pegasus qui. Ragazzi guardate quanto è potente. Attacco subito. Fulmine di Pegasus ancora. Coraggio Pegasus, i miei compagni che mi hanno donato la loro energia mi stanno dando forse coraggio. Provato anche subito il fulmine di Pegasus. Ancora fulmine di Pegasus. Ragazzi mi tolgo pochissima energia purtroppo. Mossa speciale, me l'ha schivata. Fulmine di Pegasus ancora, ma non gli toglie molto. Andiamo ora con questa cometa di Pegasus. Ancora cometa, nulla da fare. Bello questo pugno ragazzi, subito fulmine di Pegasus cometa. E ce l'ho fatta ragazzi, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta ragazzi. Comunque era molto forte, sono riuscito ad anticipare ogni suo attacco. Vediamo se ho preso la S. Sì, all'ultima sfida, all'ultimo scontro faccio anche l'ultima sfida e prendo anche il grado S. Nella battaglia più difficile. Ecco qui, ho completato tutte e tre le sfide nei tre scontri. Ok, sono riuscito a battere Arles di Gemini. Finalmente lo abbiamo battuto, distruggendo l'origine di tutta questa malvagità. E ora deve sollevare lo scudo della statua per salvare Lady Isabel. Eccole quindi la dea Atena. E tu non toccare quello scudo. Guardate, non si è ancora arreso. Ma Pegasus ha già preso lo scudo. Ecco qui ragazzi, abbiamo appena salvato Isabella. Vedete i cavalieri d'oro rimasti ora. Si prostano alla dea Atena. Vedete, ti riconosciamo come la vera Atena. Vedete, ecco i cavalieri d'oro che non sono periti in battaglia. Vedete, si prostano al volere della dea Atena. Che porta le pace e giustizia sulla terra. Ora tocca a me salvarvi. Saliamo sulla summità del santuario. Arles è tornato in te. Atena. Okay, l'attacco di Pegasus si è inferto un colpo fatale al cosmo malvagio che ti manipolava. Che Arles era manipolato. Penso che sia lui che potesse dirmi prima di morire. Vedete, preferisce morire che rimanere con questo senso di colpa di aver attaccato la dea Atena. Vedete, non si aspetta il perdono. Ma questo è ciò che posso fare per espiare le mie colpe. Vedete, vuole essere perdonato. Vuole iniziare a vivere per difendere la giustizia. Saga. Il cuore di Arles è un campo di battaglia tra il bene e il male, essendo Gemini a doppia faccia, c'è cioè il bene e il male. Vedete, per colpa mia avete sofferto molto, sta dicendo i suoi cavalieri di bronzo, perdonatemi. Ma che se il santuario è in ogni angolo della terra, regnerà, dirà qualcosa della pace, vediamo. È tornata a regnare la pace. Arigato, Seiya. Anata tachi ga tatakatta you ni
私もこれから倒れるまで戦い続けます。地上の正義と平和を守る女神アテナとして。Ok ragazzi, ho appena terminato il santuario. Ok ragazzi, allora nel prossimo episodio iniziamo la seconda storia. Come sempre, se il video vi è piaciuto commentate, lasciate like, condividete, se non avete fatto iscrivetevi al canale. Qui da Angelo Nero 83 è tutto, ci vediamo al prossimo video. Bella!